fare rete per i giovani imprenditori è fondamentale, come dimostra il gruppo Federmanager Minerva. L'associazione Federmanager, in particolare Minerva, raccoglie sostanzialmente i dirigenti italiani in ambito industriale ed in particolare la branca di Minerva, le dirigenti donna. È un'associazione che quindi si pone come obiettivo quello di valorizzare la figura del manager e del dirigente in azienda e soprattutto in questo periodo sta anche cercando, se vogliamo, al di là di quelle che sono le connotazioni sue classiche, nel senso che Federmanager nasce come, mi passi il termine, sindacato della fascia dirigenti. In questi ultimi anni lo sforzo che sta facendo, secondo me anche con grande volontà ed energia, è quello di invece in un certo senso rielaborare un attimino la figura del dirigente, che soprattutto in questi ultimi 3-4 anni è stata vista come una figura pesante all'interno dell'azienda, una figura che ha subito tagli notevoli. Non ci dimentichiamo che negli ultimi 3-4 anni sono comunque stati lasciati sul mercato più di 10.000 dirigenti, quindi questo sinonimo del fatto che probabilmente le aziende in ottica di taglio sono andate anche un attimino oltre, no? Andando a sacrificare però poi alla fine la vera essenza della figura del dirigente, la sua importanza e il ruolo che comunque da sempre gioca nell'azienda. Quindi Federmanager si pone un po' l'obiettivo non solo di fare da network, ma anche di rivalutare e cercare di impostare sul mercato la figura del dirigente. Al fine di creare un forte sodalizio, il network tra le imprese può essere consolidato da un contratto. Il contratto di rete è un preciso strumento giuridico che formalizza una forma di una collaborazione tra imprese. Quindi è qualcosa che va al di là del network, qualcosa che va al di là di un contatto informale, di una diciamo collaborazione informale, e che consente di dare sicurezza quindi ai rapporti, sia pure in modo molto elastico, perché viene lasciata una grande libertà alle parti di regolamentare gli aspetti del rapporto e vengono ridotti al minimo i requisiti, diciamo, minimali che questo tipo di contratto deve avere. Quindi diciamo il vantaggio è quello di avere appunto una formalizzazione e anche una limitazione della responsabilità patrimoniale, volendo, dei partecipanti, e di lasciare però agli stessi una diciamo la loro individualità, quindi non ingessarli in strutture più complesse, come può essere ad esempio il consorzio, ed è soprattutto uno strumento in fieri, perché è per definizione aperto all'adesione eventuale anche di altri partecipanti, quindi diciamo consente nel tempo anche un adattamento e quindi una formula sicuramente meno vincolante di quello che può essere l'uso di un veicolo societario, e per questo anche in base ai dati di Union Camere che sono stati diffusi a settembre in relazione alla situazione esistente al 31 agosto, uno strumento che sta incontrando un interesse concreto da parte di soprattutto di piccole e medie imprese, che è il target poi a cui si rivolge lo strumento, insomma. Quindi circa il 60% delle imprese che utilizza questo strumento è composto da un numero di addetti che va da 1 a 9. Quindi siamo proprio su una dimensione, diciamo, di micro azienda o di piccola azienda, e l'obiettivo è quello di permettere alle aziende di strutturarsi soprattutto sul piano dimensionale in modo più adeguato a quello che poi la richiesta che proviene dal mercato, ecco, soprattutto non solo in materia di appalti pubblici ma anche per gare private o comunque per affrontare il mercato soprattutto dell'est asiatico, diciamo, occorre che l'azienda si presenti ormai in squadra e quindi non solo singoli solisti ma un'orchestra.